non facciamo che fare questo lavoro qua, prendo risultato il filettino di cinta senese, che è quello che noi già inizieremo a lavorare, che avremo a menù. Allora, nuovo modo di concepire la ristorazione è la proposta di una storica insegna catanzarese che, dopo la scommessa ormai vinta della pinza romana di qualità, propone ora un food concept innovativo quanto intrigante. Puntando su estro e capacità del proprio chef, il ristorante fa scegliere al cliente gli ingredienti ed il piatto viene realizzato sotto i propri occhi. Io vado a mettere, lo andiamo a comporlo, vado a mettere una cupoletta di grana, e grana, vabbè, è lavorato appunto con un colorante apposta per la cucina che diventerà rosso. Vado a mettere questa ad adagiare lentamente, questo nero di seppia, il dressing non è altro che un menage, questo è il nostro nero. Questa nuova proposta nasce dalla riscoperta della passione per la cucina. Grazie al nostro chef Luigi Mazzei ho riscoperto l'amore innato per la cucina. Questo nuovo concetto, il new concept di ristorante, si rispecchia nel menù che stasera presentiamo ed è una vera e propria festa per il suo lavoro, la sua passione e per tutti noi che abbiamo seguito quello che è il suo nuovo concetto di ristorazione. Un po' di tempo per studiare i piatti, gli ingredienti, su quale varietà avete deciso di impostarlo poi il menù? Una varietà nazionale che rispecchia quelli veri sapori tipici della nostra zona e in più quella che è la tradizione nazionale italiana dei piatti che andremo a proporre. Questo è un inchiostro di basilico che ovviamente richiama la foglia di basilico della classica caprese. Allora, chi è lo chef Luigi Mazzei? È una persona che ha iniziato a fare questo lavoro sin dai primi anni d'età, avevo 10 anni, ad oggi l'ho sempre continuato a fare, ho cercato di crescere negli anni imparando tutte le tecniche di questo lavoro, innamorandomi assolutamente del mio lavoro e cercare comunque di trasmettere quello che per me è questo lavoro, quindi è vita, passione, fuoco, amore, tutto. Dopo 33 anni tra i fornelli di una ottima carriera, perché adesso ha deciso di mettersi in discussione con questo show cooking? Perché io credo e sostengo che il cliente per me è un valore essenziale, per me il cliente è tutto. Ed è giusto dare al cliente le maggiori informazioni possibili e immaginabili. E io ho il dovere, sento il dovere di trasmettere a loro quello che io preparo e come lo preparo. Cioè voglio che loro capiscano e conoscano il cibo, che uno magari siede e mangia ma non sa la storia. Quindi a me piace raccontare la storia, soprattutto di come nasce il piatto. Fino a che punto può spingersi oggi la creatività di uno chef? Non ha limite, non ha assolutamente limite, cioè cucinare non è solo cucinare, bisogna comunque pensare a qualcosa e metterlo nel piatto, altrimenti sarebbe solo cucinare. Chissà se c'è qualcuno che si ispira allo chef Mazzei, ma lei invece si ispira a qualcun altro? No, sinceramente no. No, mi ispiro solo al mio istinto, a quello che sono io, una persona semplice, però... ho tanto amore dentro che per questo lavoro e voglio esplodere, voglio veramente metterlo e manifestarlo in quello che io creo. Ogni piatto ha una mia storia, nasce proprio da me. Quali sono i piatti più difficili e quelli più complessi? Allora, più difficile sicuramente la carne. La carne è una,
è una cosa molto particolare saperla cucinare, ci vuole del tempo e richiede sicuramente molta difficoltà. Semplici, io potrei dire per me sono tutti semplici, ma poi in sostanza non lo è. E un piatto particolare che io amo di più di tutto questo menù è il risotto cuore nudo, questo sì, assolutamente. È uno dei piatti a cui tengo molto, che poi a scaletta seguono poi tutti gli altri, però questo è un piatto mio particolare a cui assolutamente tengo. C'è una linea di continuità che unisce le pietanze che offrite? Sì, assolutamente. La linea di continuità per noi è trasmettere e dare i nostri prodotti della nostra terra, proprio dalla terra farli vivere nei piatti. Per noi è una linea di continuità proprio questa, cioè trasmettere, mischiare, unire, fare emozionare il palato unendo tanti gusti. C'è uno o più piatti di cui è particolarmente orgogliosa? Sì, io amo il risotto, mi piace tantissimo, è stato il nostro primo approccio tra me e lo chef, il risotto, è anche approccio, diciamo, incontro-scontro, va, se così lo vogliamo chiamare, ed è nato questo risotto dal nome Cuore Nudo, ed è uno strato di risotto, cioè una cupola di risotto, ma dentro ha una vera sorpresa che ve la lascio solo immaginare, poi spero la potrete scoprire qui con noi. Pizzeria tradizionale, le arancine gourmet, pizzeria di qualità ed ora show cooking, una vivacità aziendale che segue i trend e si adegua con successo ad un mercato in continua evoluzione. Quando e come funzionerà lo show cooking all'interno del vostro ristorante? Allora, lo show cooking sarà sicuramente per ogni inizio stagione e per presentare quello che sarà il nuovo menù. E di conseguenza sarà una sorta di presentazione stagionale, però nel contempo lo faremo anche settimanalmente, se riusciremo comunque, per una questione anche di spazio della sala, dove lui proporrà dei piatti. Di solito ha fatto i tre chic del menù, che sono molto particolari, e in primis abbiamo il bufalotto Manfredi, che è qualcosa di incredibile, questa sfera di bufala ripiena di nduja, quindi proprio via i sapori della nostra terra, e li presenta proprio qui di fronte ai nostri occhi. Un occhio alla tasca per la tranquillità del bilancio, è molto costoso il menù? No, ci adattiamo a quelle che sono le richieste dei nostri clienti, quindi di conseguenza un pasto si riesce sempre a stare nei 25-30 euro. Nell'ottica di crescita, quindi evidente e sostanziale, cosa propone il futuro del Manfredi? Vista questa passione e questa ricercatezza nei nostri menù, abbiamo deciso di concentrarci molto più sul ristorante, pizzeria e pinzeria. Non dimentichiamoci il nostro amore spassionato per la pinza, quindi ho voluto coniugare il mondo pinza col mondo cucina a 360 gradi, proponendo un'offerta anche a pranzo destinata alla qualità e alla ricercatezza delle materie prime. E faremo un primo sempre fresco al momento, di pasta fresca naturalmente, che il nostro chef proporrà sempre a vista, quindi lo show cooking in realtà ci sarà ogni giorno, anche solo e semplicemente con un primo, però non dimentichiamo quindi i vecchi sapori di un tempo, le genuinità, il modo semplice di cucinare, sempre alla portata di tutti, e in più proporremo i due menù di carne e di pesce, quindi con un prezzo conveniente di 12,90 il menù di carne e 14,90 il menù di pesce. Potrete quindi mangiare del buon pesce fresco a soli 14,90. Andiamo a rimettere due gocce di quello che è.